faccio una prova prima di tagliare sulla scalatura più bassa che verrà. Quindi il resto sarà tutto più lungo. Riparto, metto la ciocca quindi a 90 gradi, decido di tagliare almeno questa lunghezza. E taglio. Divido la ciocca in due, rifaccio la riga centrale che avevo fatto prima, individuo magari col mollettone e inizio a fare il taglio. Ovviamente, Luciana, la lunghezza la stabilisci con la cliente. Esattamente, quindi questo sarà, diciamo, la cosiddetta sfondatina, ovvero una scalatura bassa, chiamata bassa perché è a 5-6 cm dalla lunghezza della cliente, giusto per dare una forma qualora la cliente, oltre che liscio, volesse fare una piega mossa. Allora, prenderò delle ciocche in orizzontale. La mia ciocca guida, quindi quella che ho tagliato, è questa, che la porterò sempre con me. Prenderò 1 cm della Cioè, la ciocca porterai sempre con dietro. te perché ti fa È da. la Ok, ciocca guida, la misura. quindi il mio punto di riferimento per tutto il taglio. Porterò i capelli verso l'alto, verso 90 gradi, e come si vede, quella ciocca guida, quella che ho tagliato poco fa, è questa. Su questa vado a tagliare l'altra ciocca. Posso fare sempre per facilitare il discorso, prima tutto questo lato e poi l'altro, viene più semplice anche per un discorso di separazione. Quindi vado a prendere un altro centimetro, 1,5 cm dietro, dipende se il capello comunque è sottile o spesso, lo porto verso l'alto, sempre a 90 gradi, e anche qui si vede la trasparenza e vado a tagliare. Ciocca che magari la posso anche poggiare così, ma non la devo mai perdere perché è la ciocca guida proprio di tutto il taglio. La porto verso l'alto, prenderò tutta la ciocca, pettino, sempre a 90 gradi. Quindi c'è parecchia geometria, insomma, in tutto Il questo. taglio è proprio geometria. E vado a tagliare. Alessia, tu come andavi in geometria? Ma insomma, a scuola bene, poi ho dimenticato tutto. Mi sono dilettata in alto. Luciana, per chi ha i capelli corti, come viene fatto il taglio? Beh, questo è il taglio Prova. prettamente per i capelli lunghi o comunque almeno sulle spalle. Lì si faranno altri Lo faremo al prossimo corso, ragazze, non temete. Oggi abbiamo preferito optare per un taglio su un capello lungo. lato. È già tagliato. Per non fare confusione, magari con le altre ciocche, il mollettone lo passo su questa Quindi ciocca. mollettone indispensabile per evitare la confusione tra le ciocche. Allora, diciamo che inizialmente sì. Solitamente è un taglio che quando lo facciamo nel corso base, almeno la prima volta che lo eseguiamo, si faccio mettere mollettoni. Poi al secondo, terzo, perché ogni taglio è bene rifarlo diverse volte, e i ragazzi a volte possono anche non metterlo, anche perché nei capelli lunghi è facile fare una, diciamo, una divisione. Anche perché poggiano sulle spalle della cliente, ma metterlo è sempre un aiuto, diciamo. Anche sul riccio lavori con i capelli bagnati, umidi? Perché Allora, l'ideale è farlo sempre su capelli bagnati, sì. hai comunque più manualità, le puoi pettinare Sì, meglio. ma perlomeno parliamo di costo base, sì. Allora, da questo lato stessa cosa, quindi prenderò i capelli. Sempre 1 cm alla volta, li porterò verso l'alto dove vedo la trasparenza. Aspetta, fammi vedere la trasparenza. Eccola qui. Questa Lo vedete ragazzi, la trasparenza, penso che si vede. ciocca qui centrale. Sì. È sempre la tua ciocca iniziale. È sempre la ciocca Quindi guida. ragazze, stavo utilizzando la prima ciocca che ha tagliato, che è la sua guida, la ciocca appunto guida, sia prima l'ho utilizzata per il lato sinistro, adesso la sto utilizzando per il lato destro, perché nel frattempo le ragazze chiedono la divisione. La divisione Certo. continua ad esserci, ma la ciocca guida Senti, rimane Luciano, ma quella. questa è la classica divisione per frange? No, Non si usa no, questo no, termine, no? no, no.
C'è solo questa tecnica per il taglio No, scalato? assolutamente. Questa, diciamo, è la tecnica proprio del taglio base, ed è quella più semplice per poter realizzare dalla sfondatura una scalatura leggermente più pronunciata, ma sempre rispettando la cliente. Qui, cioè, scusate, la lunghezza, diciamo, della cliente. Quindi questo è un taglio assolutamente proponibile per una cliente che magari ha portato sempre i capelli lunghi, magari retti, lisci, eccetera, e magari vuole dare una forma. Senza. Ma perché dire taglio a volte spaventa, più che altro è dare una forma in questo caso, quindi dare una forma su un taglio che è stato sempre magari retto, di conseguenza la piega magari liscia, in questo caso può farla anche diversa. Certo, perché comunque non è solamente un problema eseguire un taglio perfetto, ma molte volte anche la comunicazione con la cliente che deve essere. Beh, ragazze, questa è la nostra classica spuntatina quando si va dal parrucchiere e chiediamo per favore solo le punte. E Esatto. così esattamente per dare una forma nuovamente, una leggera scalatura, però senza rinunciare alla lunghezza. Infatti la lunghezza, al momento che vado a prendere tutti i capelli e li porto verso l'alto, non taglio quasi nulla. C'è pochissimo Certo. da tagliare. Senti, Luciana, ma ti è capitato mai una cliente che avesse proprio paura di farsi tagliare i capelli? Tutte. 8 su 10. Infatti è ridisegnare il taglio, dare una forma, dare volume, togliere volume, cioè è usare un linguaggio diverso. La cliente fa il taglio, però diciamo non ha paura perché non deve avere paura, semplicemente poi è facile anche, diciamo, è la cliente che dice quello che deve fare perché comunque oggi con internet vede una foto e da quella foto, dalla piega che lei vuole, realizziamo, possiamo realizzare il colore, l'effetto luce, Sì, un sì. Diciamo fasciame, un balayage, cioè lo chiede lei quello che che vuole. oggi le foto Eh aiutano sì. Eh tantissimo. sì, perché la piega è il buon risultato comunque di un taglio. Certo. Allora, quindi cosa? Sui capelli ricci utilizzeresti comunque la stessa tecnica per dare Sì, in una questo caso sì. spuntatina e per Allora. fare il taglio extension, la tecnica è la stessa dello scalato? Sì, volendo sì, però dipende che tipo di extension, lì è un argomento a parte, perché ovviamente se ho un extension con cheratina non. È un po' diverso, cioè Un po' è un diverso. altro, sì, un po' un altro argomento, Se invece si esatto. ha un taglio di base già scalato, la ciocca guida non è troppo corta rispetto magari Dipende se la all'altra? cliente vuole rifare lo stesso taglio, quindi Oppure se vuole un retto? Questo è per raggiungere esatto. il retto. Esatto, perché se la cliente, ad esempio, da un taglio scalato vuole raggiungere un taglio retto, devo tagliare solo la parte sotto, perché la Ok. parte, diciamo, la parte sopra deve crescere, quindi devo lì, tranne che decidi di fare un taglio corto, quindi sulle spalle, però è sempre un progetto. Ovviamente ragazze, voi vi dovete basare sul fatto che noi oggi vi stiamo proponendo un taglio base su un capello lungo per farlo più retto con una leggera scalatura, quindi no, dovete concentrarvi anche su questo, cioè su questa tecnica che oggi vi stiamo proponendo. Allora, quindi dietro ho fatto prima la ciocca guida centrale sul fulcro a 90 gradi ed è stata la mia ciocca guida che poi dividendola in due per ciascun lato ho fatto prima tutto il lato sinistro, sempre portata a 90 gradi verso la ciocca guida e poi il lato destro. Fatto questo, adesso passo laterale e cosa vado a fare? Dalla riga centrale prenderò sempre un centimetro all'incirca orizzontale. E lo porterò verso l'altro, sempre a 90 gradi, prendendo anche un centimetro, insomma, della vecchia ciocca guida, perché devo avere un punto di riferimento. Portandoli tutti a 90 gradi, insomma, verso l'alto, noterò la ciocca guida che è questa. Eventualmente Aspetta, che ci vuole un po' di ne tempo qua. prendo un pochino in più. La vedete ragazzi, la ciocca guida? È sparita. Quale? Eccola. Ok? Ok, Quindi il mio quindi punto di dal. riferimento è sempre la prima ciocca che ho tagliato. Quindi pettino i capelli a 90 gradi, verso la prima ciocca che ho tagliato. Se mi viene male perché la cliente è alta, eccetera, io se la blocco a 90 gradi posso anche abbassare e tagliare. L'importante è che io ho bloccato le dita sempre a 90 gradi. Fatto questo, la ciocca guida dietro non mi serve più perché adesso la nuova ciocca guida è questa.
inizierò sempre a un centimetro alla volta a portare tutti i capelli verso l'alto. La ciocca guida si vede che è questa. Step La vedete? Si up. Si vede bene? vede? Sì. Perfetta, sì. E E su questa la blocco, magari scendo e taglio. Tutto è laterale così. sempre in alto, ragazze, sì. Sempre in alto. Qui si vede, è sempre più evidente, ovviamente taglio di più. Blocco, posso se voglio scendere e taglio. Se davanti i capelli sono più corti. Ciuffi e frange è sempre un mondo a parte, nel senso che se comunque viene la crede da un taglio lungo, si fa automaticamente un ciuffo lungo. Eventualmente adesso, dopo lo facciamo vedere sul lungo in questo caso, però facciamo vedere come poterlo eseguire se dovesse avere un ciuffo più corto. Sì, ragazze, come vedete, lei porta tutte le ciocche a 90 gradi. A 90 gradi, adesso sempre la ciocca guida, che è qui, e taglio. Man mano la ciocca guida è sempre più consistente e le ciocche che prende dopo si allineeranno. Luciana, da quanto tempo fai questo mestiere? È come dire la mia età, che non è una cosa molto carina, però sono quasi 26 anni. Quasi 26 anni, ragazzi, una vita. Allora, adesso mi resta l'ultima parte, che è questa. Cosa farò? Sulla parte centrale ho fatto la, quindi prenderò un centimetro dall'altro lato. Qui magari rimetto un mollettone, perché questa qui è la ciocca guida che inizialmente ho fatto centrale. Prenderò quindi un centimetro dal lato destro, quindi che è l'ultimo lato, porterò sempre a 90 gradi, Sempre 90 gradi, ragazzi. sempre, e qui c'è la trasparenza, Aspetta che nel quadro ci devo arrivare, vai. cioè il lato che ho tagliato prima. Ci siamo? Sì. Esatto, si vede. E taglio. Ragazzi, in questo momento stiamo facendo le lunghezze, poi andremo anche, magari faremo qualcosa del ciuffo, così Sì, che sono molto interessate al ciuffo. certo. Questa è andata tutta la scalatura di un taglio lungo. Sempre a 90 gradi, Sempre ragazzi. 90 gradi. C'è qualcuno di voi che nel frattempo si sta esercitando o ci state solo seguendo e prendete appunti? Allora, se vi state esercitando, mi raccomando, dopo fate le foto e ci taggate sui social. Adesso poi vi ricorderemo tutti i nostri account dei social. Dovete seguirci a È già tutti. asciugata. Anche se li fate dopo, anche se successivamente fate qualche lavoro, se ci volete taggare, Allora, il taglio siete quindi è benvenute. terminato. Adesso cosa facciamo? Li ribagniamo perché si sono asciugati e dobbiamo controllare se è stato fatto bene, se da qualche parte Il chiude controllo questo come lo fai? quadro. Adesso lo facciamo perché li dobbiamo ribagnare necessariamente perché si sono asciugati. La testina dove si può acquistare, Gabriele? Ovunque, ragazzi, anche su Amazon, più o meno quelle di qualità costano sulle 45 euro, lunghezza 55 centimetri, capelli 100% veri. Prima di andare sui capelli di qualcuno, esercitatevi sulle testine. Allora, è molto importante controllare. Allora, il taglio si controlla da bagnato prima di fare la piega e dopo, perché posso avere un capello, in questo caso lo è poco, ma posso avere un capello, ad esempio, mosso, riccio, che man mano che taglio un po' si asciuga. Quindi magari sembra che il taglio sia stato fatto bene, poi magari c'è qualche ciocca un po' più lunga rispetto all'altra. Quindi cosa vado a fare? Controllo il. Vi faccio la separazione a croce,
Cosa stiamo facendo adesso? Il controllo Scusate. dettaglio. Ok, quindi ragazze, stiamo controllando se quello che lei ha fatto puntualmente a 90 gradi. Esatto. Stiamo vedendo adesso come risulta nel Quindi ribagno i complesso. capelli, rifaccio la separazione a croce, porto tutti i capelli verso l'alto. Certo, sul liscio viene sicuramente Ma è più più facile. semplice. Posso benissimo prendere Ragazzi, link per le testine, basta cercare su quindi Amazon. prenderò tutto il davanti, porterò tutte le ciocche verso l'alto perché comunque per fare il taglio ovviamente non prenderò mai una separazione così grossa, però siccome si parla di controllo, questo è solo qualche puntina, quindi separo tutto il davanti, lo porterò a 90 gradi. E Ecco il controllo. poi il controllo, qualche paletto di differenza c'è. Questo è per verificare che tutti e due i lati siano uguali. Benissimo. Stessa cosa dobbiamo fare dietro. Qui magari andiamo a mettere. La lavorazione è uguale se si hanno i due capelli crespi o grassi? Sì, certo. Si parla comunque di un taglio sempre alle punte, quindi non. È sempre la famosa sfuntatina. Sì, Non è beh, un taglio particolare. È un taglio base. sì. Dietro prenderò tutti i capelli. Mi raccomando, quando fate questo sulle persone, non Non sto facendo distruggete la questo. testa, non tirate i capelli. Il pettine che stai utilizzando? Questo è un pettine maestro, la lunghezza di 20 centimetri. Benissimo, quindi pettine maestro, lunghezza di 20 centimetri. Allora, porterò quindi tutta la zona dietro ben pettinata, sempre a 90 gradi, e controllo che tutti e due lati siano uguali. E anche qui, paletto più, paletto meno, sono uguali. Quindi in questo caso il taglio è già terminato. Quello che devo fare è sistemare il perimetro, quindi ho fatto la scalatura davanti e dietro, devo andare a sistemare ovviamente il perimetro. E poi faremo ciuffi e frange. Allora, il perimetro lo possiamo fare o su base retta, perché potrebbe essere una cliente che viene da un vecchio taglio retto, quindi la base la vuole mantenere retta, oppure possiamo fare una base leggermente arrotondata che è un po' più moderna, ma sempre dipende da quello che piace alla cliente, ecco. Se magari è una cliente che ha un capello sottile, si potrebbe fare una base retta perché rende la punta un po' più piena. Se invece magari una cliente che ha tanti capelli, un capello più grosso, si potrebbe fare una base arrotondata, ma sempre questo da concordare con la cliente. Al ciuffo ci arriviamo dopo, ragazze. È l'ultima parte. Esatto. Tu adesso cosa farai, Luciana? Ecco, Adesso dobbiamo sistemare appunto la base, cioè il come lo farai? perimetro. Retto o appunto cosa stai optando? Perché stai Allora, optando? io lo farei un pochino arrotondato, che è un pochino più moderno ed è quello che, diciamo, solitamente anche quello un po' più richiesto. Ripeto, se una cliente viene da una base retta e lo vuole mantenere retto, si fa quindi, beh, diciamo c'è il procedimento della base, del taglio base retto. Comunque, se la cliente lo vuole fare retto, andrò a fare separazione sempre a croce. Li porterò tutti 0 gradi, quindi se 90 era verso l'alto, 0 è tutto quando messi giù. E vado a tagliare se esce qualche puntina. Quindi in questo caso diventerà retto. Quindi fatto dietro, davanti lo stesso discorso. Li metto verso il basso. Se li voglio fare retti, tolgo un pochino le punte, tenendo conto che è una cliente che comunque abbiamo dato una scalatura, però come base preferisce avere un capello lungo.
Se le punte risultano vuote, ma la cliente vuole mantenere i capelli lunghi, cosa bisogna fare? Allora, le punte vuote si può solamente accorciare un po' per riempirle, se non ci Cercare di sono. allinearli, Sì, insomma. beh sì. Cioè, abbiamo solo due alternative. O andare a mettere delle station, se è un capello però che è grosso alla base e vuoto alle punte in maniera da andare a riempire quella zona, oppure andando ad accorciare un po', abbiamo le punte più corpose. Mentre da un taglio retto possiamo arrivare ad un taglio un po' più arrotondato. Accorciando un pochino, sì, perché per arrotondarlo dobbiamo andare a scavare un pochettino la parte davanti. Infatti, se lo vogliamo fare arrotondato, come in questo caso adesso faremo, Quindi quindi ragazzi, in questo momento lo faremo arrotondato, perché sul retto diciamo un po' potete anche farlo, nel senso basta mantenerli più dritti tutti nella stessa lunghezza si e ci mettono tutti arrivate. zebrati e Esatto. si vanno a togliere un pochino le Esatto. In rondine. questo caso lei vi farà vedere invece come arrivare ad un taglio più arrotondato. Allora, arrotondato, si fa a mano libera e si cominciano a levare un pochino queste puntine. Si vede? Un pochino. Allora. Anche lo sul nero. No, sul nero proprio. Allora, si pettina quindi 0 gradi e si inizia a tagliare, a pizzicare, perché comunque la cliente li vuole mantenere lunghi, questa parte delle punte, Ragazzi, seguite dando questa esattamente. forma arrotondata. Si ha da una parte, lo facciamo vedere meglio da Solamente questa. guarda dove c'è proprio l'immagine marroncina, la testina. Si vede, ecco. Così. Sì. Quindi si pettina a 0 gradi. Mi devo mettere così e vado Quindi a mano libera. a mano libera. Infatti, una tecnica un po' più moderna che adottiamo effettivamente più nell'avanzato, ma comunque possiamo farlo. La faccio fare anche nel corso base perché comunque è molto richiesta. Cioè tu questo lo fai nel parrucchiere trimestrale, quello che dura 2 mesi? Sì. Quindi vedete ragazze, in questo momento lei sta lavorando a mano libera per fare la forma appunto arrotondata. Sì, si continua, diciamo, la scalatura. Fatto per ciascun lato, continua ad arrotondare. In questo caso ci fermiamo qui perché ho fatto una scalatura lunga, cioè bassa, perché muovendo i capelli, adesso lo vedremo con la piega, questa è la lunghezza, qui ci sono tutte le scalature di tutte quelle ciocche che ho portato ovviamente a 90 gradi. Adesso faremo, in questo caso, giù. Se la cliente ha la riga laterale, tu taglierai sempre Allora, centrale? inizialmente farò sempre riga centrale perché appunto parliamo di un taglio lungo, poi alla fine del taglio, quindi prima faccio vedere tutto quanto il taglio, poi sistemo il perimetro, poi decido con la cliente da quale lato parte porta la riga. Se fa la riga ovviamente centrale, ce lo troviamo pronto. Se invece fa una riga laterale, supponiamo che questa cliente la faccia laterale, anche perché ha una spaccatura così, un po' semicentrale. Ovviamente devo andare un po' a sistemare perché altrimenti è un lato più corto e un lato più lungo. Cosa vado a fare? Questa quindi è la riga della cliente. Vado a prendere per fare un ciuffo lungo sul punto riga disegno un piccolo triangolo. Quindi prenderò 1 cm da questo lato, 1 cm da quest'altro lato, formando un triangolo. Lo porterò a 0 gradi e taglierò. In questo caso taglierò qui, ma la stessa tecnica si può utilizzare anche per un ciuffo corto qui. Quindi fatto a 0 gradi così, vado a rifare la riga dove abbiamo deciso con la cliente. Ragazza, l'altezza della riga la decidete con la cliente. Certo, in questo caso noi con la cliente abbiamo deciso di fare anche perché si apre qui ed è consigliabile comunque farlo sempre sulla Seguire, staccatura della esatto. cliente perché altrimenti poi si apre da un altro lato quando poi li fa lei. Quindi questa è la riga che abbiamo deciso con la Ma la cliente. cliente l'ha chiesto ora da lei? Sì, diciamoci che parla con Ha gli parlato. Non mi sguardi. capite ormai qua testina, ma.
Quindi, disegnato un piccolo triangolino, quindi sul punto riga, ho portato i capelli a 0 gradi, tagliato la mia ciocca guida, poi divido la ciocca guida in due, esattamente sul punto riga, e cosa vado a fare? Vado a creare questo piccolo triangolo qui, ovvero dal punto riga fino a, diciamo, al sopracciglio, alla parte finale, lo porterò sempre a 0 gradi. E come si può notare, la ciocca guida è questa qui, corta. Si Aspetta. vede, si vede. Si vede, ragazze? Questa ciocca qui. Sì. Ok. Su questa vado a scalare Cosa ti è rimasto in mano? Sì. pochissimi, cioè sono andata proprio, diciamo, ad unire, a continuare la scalatura, il perimetro che avevo fatto prima. Perché ovviamente ho tagliato con riga centrale, ma se la cliente vuole la riga laterale devo un attimino ricongiungere il taglio. Da questo lato prenderò quindi la ciocca guida sul punto riga, farò quest'altro piccolo triangolino, quindi sempre così, lo porterò a 0 gradi. Anche qui si vede la ciocca guida che è questa qui più corta. Si vede? Io penso si veda, non lo so, le ragazze È lo questa vedono, qui. Alessia? Sì, lo vedono. E su questa vado a scendere e vado a scalare. Così, se il taglio prima è stato fatto con riga centrale, adesso la cliente ha spostato le righe sulla sua attaccatura o sulla sua riga che abbiamo deciso, abbiamo disegnato la forma di tutto il taglio. Quindi questo è il taglio, diciamo, completo che vedremo. Lo sfrizzino in quale caso si usa? Quello Se è un, hanno sfrizzato, io non sono tecnica, leggo quello. sì, diciamo, noi lo chiamiamo scultore in realtà, e lo utilizzeremo nel corso di, diciamo, avanzato, perché è un metodo, cioè dobbiamo saper fare prima questi tagli, quello è un metodo Quindi tu abbastanza prima lo più insegni con complicato. le forbici così, e Certo, sì. Quello ce anche li chiamano per dopo 2 mesi. creare. Ah, benissimo, quindi E stessa ragazzi. cosa con la forbice dentata, che poi si chiama forbice a seta. No, non correte, imparate questo prima. Ora, se invece, perché sono molto interessata a un ciuffo corto o una frangia, perché in questo caso vi abbiamo fatto vedere se la riga è centrale, se la riga è laterale, se ci fosse un ciuffo corto. Allora, nel caso di un ciuffo corto è sempre lo stesso discorso, quindi supponiamo che questa cliente abbia fatto comunque sempre qui la riga, andrò a prendere sempre questo piccolo triangolino, portandolo a 0 gradi, piuttosto che tagliarlo qui, lo taglierò più corto. Esatto. Quindi è lo stesso Cioè, metodo. il Lo metodo è lo taglierò. stesso, però si deve decidere la lunghezza su dove Esatto. andare a tagliare. Lo posso fare comunque più corto e lo adatto a questo taglio, anche perché supponiamo che una cliente che venga che da una frangia o comunque un po' più corto, e lo rifacciamo. Quindi, riga della cliente. Prendiamo questo triangolino, lo portiamo giù. Non la voglio fare molto corto per quello che devo andare a fare dopo, comunque tagliamo un altro pezzo, così è più evidente. Rifaccio questa parte qui, riprendo lo stesso discorso, e ovviamente la ciocca è qui, la ciocca guida. Allora, ho una domanda. Si vede che qui? Sì, aspetta. Nel frattempo ti faccio questa domanda. Si può utilizzare questa tecnica per fare uno scalato più evidente tagliando la ciocca base più corta? Sì. Ok. Ricordiamoci che stiamo facendo un taglio su un capello lungo. Quindi la lunghezza che Luciana ha stabilito è per mantenere un taglio lungo, una scalatura molto anche lunga e leggera. Ragazze, vi faccio una domanda io a voi. Alessia mi rimprovera che lo sfondo sul quale la docente sta lavorando non è perfettamente bello. Ora io dico, cioè, Ragione. ma cosa volevi? Non ho capito come La sfondo. prossima volta poi ti faccio vedere lo sfondo, quale E quale deve essere lo sfondo? deve essere. Io te Bianco? lo faccio vedere, litigheremo dopo, tranquillo. Litighiamo dopo. Allora, questo è già Hai un visto? ciuffo più Ho corto. ragione, dicono le mie amiche virtuali. Aspetta, ci sono le tue amiche, ci sono anche le mie amiche. No. Adesso dobbiamo asciugare. Allora, facciamo in questo caso una ciglia liscia per vedere proprio tutta la forma del taglio.
Questo è un taglio dove che è utile anche per levare la massa. Allora, in questo caso no, abbiamo fatto solamente diciamo, la forma del taglio, quello si utilizzano, ci sono insomma, varie tecniche, un'altra cosa ancora, perché ovviamente il Ok. taglio c'è un mondo. Non vi preoccupate che ne faremo Sì, tanti e poi ci di sono corsi. Ogni ovviamente. volta affronteremo una tecnica differente, anche perché tutto in una volta non si può fare. Oggi vi ha spiegato un taglio base proprio per Sì, magari ne iniziare. porteremo una modella anche perché la testina non ha tutta questa massa da poter realizzare appunto questo taglio. È una Posso? fanda, eventualmente sempre si taglierebbe Sì, la devo sulla far vedere lunghezza. perché ovviamente Faremo sì. un focus per questa tipologia, magari, visto che sono molto interessate Sì, le ragazze. perché Oggi con... ovviamente qui non c'entra niente col No, taglio, anche ecco. perché, ragazze, adesso andremo a fare un'acconciatura, quindi Sì. in base a quello che Luciana vuole farvi vedere, il taglio deve essere questo, c'è un motivo. Certo, posso asciugare perché farò, devo accendere il forno. Certo, Perfetto. ragazze, non ci sentiremo per un po' perché c'è il forno acceso. Meglio, finalmente non sentiamo Gabriele. Ragazze, noi siamo una scuola molto social, spero che questa giornata di formazione vi stia piacendo. Vi preghiamo se è possibile, se magari vi fa piacere, di lasciare una vostra recensione per questa formazione online sulla nostra pagina Google, digitando Accademia Nicotra e scrivendo proprio una recensione di quello di cui pensate, ecco come sia andato il corso. Se poi volete anche lasciare una piccola recensione riguardante la nostra speaker Alessia e la sua mancata simpatia durante l'online, ci farebbe molto piacere anche questo. Ragazze, difendetemi.
Per quanto riguarda le informazioni sui corsi, contattateci sul numero WhatsApp e poi vi daremo tutte le informazioni anche telefonicamente. Ragazzi, non lasciate la chat WhatsApp perché vi manderemo le istruzioni su come rivedere la diretta. Perché parlando di tanta geometria è possibile, diciamo, si può capire il fatto che insomma non sia facile, ecco, assorbire tutte le tecniche subito. Quindi magari la registrazione vi può dare un aiuto poi, per avere un po' tutto il piano più chiaro, ecco. Fai uno zoom sul movimento della spatola, Gabri. Luciana, una domanda. Tagliare i capelli a 0 gradi significa mettere le dita dritte durante il taglio? Sempre sì, allora 0 gradi è capelli dritti tutti verso il basso, quindi verso il basso. Cioè, per finire tutti i capelli dritti come tra virgolette lo spaghetto, come si intende la cliente, tutto dritto verso Come vi ha fatto il vedere, basso. esatto, come vi ha fatto vedere mentre tagliava le ultime punte. Taglio base, ragazzi, un taglio base. Non vedo di staccare io però. Luciana, non c'è il rischio che si bruciano i capelli con il fono così vicino alla spazzola? Assolutamente no, perché il fono sfiora i capelli non poggia. Se poggia sì, ma se sfiora i movimenti sono veloci, no. Quindi Ma ragazzi, non poggiare il fono ma sfiorarlo. certo, poi è importante anche la qualità della spazzola, che è una spazzola buona, professionale e in ceramica, quindi non è metallo che attira il calore, ma non è come le piastre in ceramica. Quindi la migliore è la ceramica? Le spatole in ceramica sono le migliori. Le dita, ragazzi, sono dritte perché il taglio era retto. Luciana, ma tu non utilizzi per esempio i cristalli liquidi per protezione dei capelli? Una cliente sì, si dà di più in questo caso perché ha un capello già morbido e soprattutto vergine, quindi non è Quindi colorato. sulla cliente lo utilizzi, sulla testina non c'è bisogno. Sulla testina no, perché in questo caso è un capello vergine, quindi non è mai stato colorato e di Sì. conseguenza è setoso. Sulla cliente, che si presume la maggior parte dei clienti abbia un capello colorato, si utilizzano o dei cristalli o comunque delle creme o dei protettori proprio per il calore. Tu utilizzi qualsiasi marca o mi hai delle preferite? Ah, dipende, Oreal, Kérastase, Ah, ok, marchi quelli insomma più particolari. ragazzi, per sfoltirli sicuramente faremo un'altra tipologia di corso dove faremo un taglio differente. Favore di camera. Perfetto, allora, questo è l'effetto del taglio, quindi parliamo sempre, ci sono ovviamente tante domande perché ci sono tantissimi tagli, però per questo taglio che abbiamo fatto il taglio è completo così. Quindi la riga ovviamente si è aperta da sola perché sulla testina o comunque sulla cliente preferibile
assecondare proprio l'attaccatura naturale, e questo è il taglio, quindi ha una scalatura, l'abbiamo fatto volutamente su richiesta un pochino più corto, ha una scalatura un po' più accentuata e pian piano arrotondata dietro. Quindi io ho rispettato la lunghezza della cliente perché partivamo da questa base, al di là delle puntine che abbiamo sistemato dopo, però ho dato una forma. La vado a vedere anche quando muove i capelli, quindi quando la vostra mia cliente, oltre che una piega liscia, vuole fare una piega mossa, ovviamente questo è il movimento del taglio. Penso che si vede. Questa è la base, quindi la massa che aveva la cliente, la sua base, questa è Beh, tutta si la vede che è un scalatura. taglio comunque scalato, per quanto l'hai fatto molto leggero, però. Sì, è una scalatura bassa, però E non abbiamo perso la lunghezza la lunghezza è soprattutto. questa. Purtroppo la destina una massa di capelli, quindi Sì. sono pochini qui. Sembrano un po' vuote, diciamo, Sì, però. ma perché parte dalla sua, cioè la Certo. destina purtroppo non ha molti capelli. Bravo, Giana, un bel La taglio questo. scalatura. Se fosse stata Alessia, la tua cliente sarebbe contenta. Esatto, perché io li voglio lunghi. Allora. Per chi ha un capello sottile, ci sono dei prodotti che consigli per conferirgli volume? Dei volumizzanti da mettere certo alla radice, quindi prima di fare l'asciugatura si vanno a mettere dei volumizzanti che sono per lo più delle mousse che si mettono raggio a raggio sul cuore capelluto e si va ad asciugare anche se liscio, però dà volume perché vanno proprio a Ti fanno tutti i complimenti, Brava. Luciana, Se sono volete tutte seguire la tue. nostra master, vi ricordo la sua pagina Instagram, luciana.patanè1. E noi siamo sempre Accademia Nicotra. E ricordiamo che il corso è anche sul portale dell'AMPET, l'Associazione Nazionale per quanto riguarda il trucco e l'estetica, ed è un'associazione che ci permette di poter fare questi corsi online sulla propria piattaforma. Ricordiamo anche che la settimana prossima usciranno tutte le programmazioni dei corsi online che faremo nel trimestre gennaio, febbraio e marzo e apriremo le iscrizioni. Ci saranno anche dei corsi, come sempre, online gratuiti una volta al mese e anche dei pacchetti per coloro che invece sono intenzionati a seguire più corsi. Quindi rimarrà sempre una formazione gratuita, però magari per chi vuole più di un corso, due, tre, ricordiamo sempre che l'associazione è senza scopo di lucro, quindi quello che chiediamo più che altro è per ripagare un pochettino le strutture, tutto quello che riguarda l'utilizzo dei macchinari che utilizziamo, eccetera, ci sarà un piccolo contributo, ma ripeto, solo per coloro che vogliono seguire più corsi. Ragazzi, poi vi daremo le più informazioni dopo, non vi preoccupate, dopo il corso vi ridiremo tutte queste cose. Cosa stai facendo, Luciana? Allora, adesso vado a fare una piega ad onde utilizzando questo ferro che è sempre appunto in ceramica per tornare al discorso di non rovinare il più possibile, insomma, il Ecco, così hai capello. dato una risposta a chi domandava prima, per non rovinare questi capelli. Esatto, perché comunque sempre noi lavoriamo con il calore che si è fatto le forme piastre, però sicuramente mettendo un protettore magari prima della piastra del ferro e utilizzando delle spazzole in ceramica, ferri o piastre in ceramica, sicuramente lo andiamo a sensibilizzare molto molto meno. Allora, ci spostiamo un Allora, facciamo pochino. una piega d'onde, sia per vedere questo taglio asciutto riccio che forma ha, quindi mettiamo quello riccio oppure la cliente quando fa la Il piega numero mossa. che ferro stai utilizzando? Allora, questo fondamentalmente è quello, è una misura molto molto larga, è una novità perché è arrivato da poco, solitamente si utilizzano i ferri, quelli più conosciuti sono quelli più piccolini, perché in genere ci sono tre misure, questa è la grande, quindi la misura più larga è, diciamo, Mi per sembra che sia la le 32, se non sbaglio, eh. spalle, ma credo di sì, siccome le spazio. Allora, per fare appunto le onde, quindi. Gabriele, questo ferro noi lo vendiamo? Sì, lo vendiamo. Penso che Luciano l'abbia preso da Sì, qua. la prima cliente sono stata Bene, io. quindi lo potete acquistare anche da noi qui in Accademia, abbiamo il negozio. Qui si può regolare la temperatura. Aspetta che guarda, faccio Facciamo vedere. anche spedizioni, ragazze. Ci sono le varie temperature, magari per la testina che è un po' più Solo che ragazze, elevata. purtroppo io il prezzo non lo ricordo perché non mi occupo dei prodotti. Poi lunedì mattina che parlo con i miei colleghi della vendita saprò dirvi esattamente anche il prezzo. Esatto. Quindi stai preparando il capello per poi Sì, l'acconciatura o per una successiva, o per piega. una piega, certo.
Diciamo che il suo ruolo lo svolge bene, vedo già un bel boccolo. Onda, sì, onda. È un'onda, sì, un boccolo molto largo. Insomma, dai, il giusto nome, Gabriele. Scusate, boccolo ed onda, pensavo fosse la stessa cosa, è diverso. No, allora, no. Non fare la presuntuosa, Alessia, perché neanche tu lo sapevi. Ma che dici, io mi faccio sempre le onde? Io a parrucchiere non ci vado, quindi... Si vede. Sei sempre molto carina, devo dire. Informata la ormai, vero? Che viviamo in un mercato in cui le clienti ne sanno di più quasi dei professionisti. Già. Non è il tuo caso, Alessio, ovviamente. Ma sei i capelli perfetti. Dice che bisticciamo sempre, Ciro, sempre che bisticciamo. Infatti tra poco non lavoreremo neanche più assieme, ma ragazzi. Ma sono indispensabile, non puoi fare a meno di me. Un mal di testa, mi viene. Tutti i giorni, ragazzi, così. Pensate questo. Pensate a me. Anche nelle nostre vite private, esatto. Cioè, detto, quando lavoriamo solo noi due, così. Sempre così. Per avere un'onda un po' più evidente, lo tieni magari di più? Beh, utilizzo magari un ferro più piccolo. Ah, per farlo chiaramente... Sì, certo, questo è un effetto ad onda, quindi più assolutamente morbido. Leggero, sì. In quel caso si utilizza un ferro più piccolo. Beh, chiaramente nel momento in cui per farle diciamo resistere più a lungo le onde, tu poi cosa metti, Luciana? Dopo. La lacca. La lacca. Sì, 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 conviene alla fine. La differenza tra questo e il cono? Che il cono ha una forma spirale, invece questo è più ad onda. Senti, arriverai a farci vedere un accenno di acconciatura oppure non ci arriviamo? Sì, 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 qualcosina c'è. Quindi oggi, insomma, tra taglio, piega e l'acconciatura, portate a casa un bel pacchetto. Ragazzi, ci fa piacere che siete sempre tanti a seguire i nostri corsi, anche se a distanza, perché non sappiamo benissimo il periodo storico che viviamo, ma diciamo che per noi è una grande gratificazione sapere che tutte le nostre allieve riescono a essere sempre collegate con la nostra accademia e soprattutto con i propri docenti, perché penso che ti mancano, no, le tue allieve, Luciana? Certo. C'è qualche allieva di Luciana collegata? Siamo. Dovrebbe esserci. Sì. Sì, Grace D'Arrigo, Alessia Favata. Certo. Ragazzi, chiaramente per far durare la piega dipende molto anche dal capello di partenza, certo. No? Ovviamente se ho un capello sottile e molto lungo e non utilizzo un ferro così grande, perché ovviamente la piega non durerà nulla, quindi andrò a utilizzare magari un po' di lacca prima, poi utilizzo un ferro più piccolino. Lo lavori di più e lo fai anche più stretto come... Certo. In questo caso parliamo di onde, quindi... Esatto. Le onde sono chiaramente molto più leggere, molto più morbide. Non vedo, Luciana. Sì, giriamoci così. Ci sono anche allieve di Palermo. Ah, bene, con Valentina. Sì. Vediamo se riusciremo a creare un workshop in cui ci sarà sia Luciana che Valentina, così facciamo l'unplane. Grazie Vanessa Loi, grazie per il tuo complimento. A me Gabriele, non a te. Vanessa, io insomma, mi sei simpatica, però sappi che Alessia non è... Ha detto una lieve di Palermo, però io sono simpaticissima. Ma non la conosci personalmente? Renditi conto se mi conoscesse di presente. Appunto, però, capirebbe. Ancora di più. Senti, Luciana, parliamo di prezzi. Ah. Un taglio come quello che hai fatto oggi, con una piega che stai facendo adesso, più o meno... Prezzi ovviamente da sala. Cioè, sappiamo benissimo che cambia da città a città, da quartiere a quartiere, da parrucchiere a parrucchiere, ma allora, in media... Le vendi alle 60 o...
quello è. Dalle 20 alle 60 euro. Il taglio, parli, compreso tagli e piega. Sì. Taglio e piega. Per non parlare poi di altri trattamenti che potremmo mettere in mezzo. Assolutamente. Senti, nel corso di parrucchiere bimestrale, a parte tutta la base che fai, quindi il taglio base, il modulo di tintura, la colorimetria, l'applicazione mesh, eccetera, eccetera, so anche che fai l'avanzamento. Nell'avanzamento cosa si fa? Allora, l'avanzamento è un corso che consigliamo a tutte le persone che vogliono comunque continuare a fare comunque questo lavoro, perché è un continuo. Cioè, dico sempre che non si può fare solamente il corso base senza avere quell'altra parte, perché nel primo corso faremo tagli base, dell'acconciatura base, la piega, il fono, anche perché shampoo che colore sono le prime cose, e faremo anche la colorimetria. Nel secondo corso, che sarà di 6 settimane, faremo la prima settimana le station, quindi più vari tipi di station, ovviamente con tutta la spiegazione per sia cheratina che gli altri tipologie. Cheratina e PIF. Poi faremo le acconciature, quindi le trecce, dimenticavo le trecce che è molto importante. Ma le trecce sono tanto richieste come argomento? Tantissimo in questo periodo, almeno 4-5 tipi di trecce insieme alle acconciature, la semiraccolta, e poi faremo da 8-9 tipi di effetti luce, da shine, balayage, degradé, con i tagli lunghi, medi e corti e l'uso dello scultore svizzino, tra parentesi, che qualcuno poco fa chiedere. Bene, quindi come vedete, tutto quello che anche voi avete chiesto non si può affrontare tutto in una volta, perché c'è un percorso molto lungo. Ovviamente noi con questi corsi online facciamo una sorta di focus su un argomento in particolare per spiegarvi e farvi vedere quella tecnica in particolare. Immaginate una persona come Luciana, che è insegnante da 27 anni, fa questo mestiere e ha imparato, e ancora penso che ancora stia imparando qualcosa. Sì. Quindi non si può in un'ora e mezza, ecco, anche perché, ripeto, i corsi online sono bellissimi, sono utili perché stiamo a casa, perché stiamo distanti, eccetera, però un corso in aula su un mestiere prettamente manuale come quello del parrucchiere penso sia dovuto. È indispensabile. Anzi, ragazzi, non stiamo parlando, questo percorso di cui ha appena parlato Luciana, del primo e del secondo livello, è chiaramente in aula nelle nostre accademie. Catania, Palermo e a breve anche Messina, perché sono dei corsi che richiedono anche un allenamento continuo con l'insegnante che poi è sempre con voi. Insomma, mettetevi anche, capite voi stesse, una persona che vi tiene la mano, ve la sposta e vi dice no, qui stai sbagliando, ripetilo ancora, ripetilo, ripetilo, sicuramente non può essere, ecco, paragonato a un corso online dove magari tramite una webcam l'insegnante non è che riesce a capire bene se effettivamente l'hai fatta bene oppure no una cosa, giusto? Tant'è che noi con i corsi online facciamo dei corsi dimostrativi, perché vi facciamo vedere quella tecnica, quel dettaglio in particolare, come dicevo prima, quel focus su un argomento, per poi magari voi poterlo ripetere. Però è chiaro che non può essere un corso completo. Quindi noi vi consigliamo sempre, per chi si vuole specializzare, di fare poi i corsi completi per avere l'attestato ufficiale. I corsi online però servono anche, certo, per specializzare. Assolutamente, i corsi online sono anzi quei corsi che ti sviluppano l'interesse, perché effettivamente vedere un professionista in diretta che risponde anche alle tue domande e ti fa capire effettivamente come si crea un lavoro professionale, sicuramente è di grande spessore. E quindi poi servono anche per specializzarsi magari in qualcosa in particolare, ma anche come semplice cliente, per capire il parrucchiere cosa sta facendo, se sta facendo male o sta facendo bene quando vi fai i capelli, quindi sicuramente può essere interessante anche per questo. Ma poi volete mettere che nel frattempo parlate con me e Gabriele? Ma poi al massimo con me, ma con te. Non so se mi spiego, va. Ragazze, se volete vi posso mandare un CD con Alessia che parla, gratuito, e se vi piace ve la spedisco direttamente a casa. Che ti insulto però, così avrebbe un senso per loro, cioè almeno. Ragusa, e non ci siamo ancora arrivate, ancora siamo solo a Catania, Palermo e Messina. Allora, qualcuno, attenzione. Attenzione, qualcuno vuole il mio CD, perché proprio mi vuole a me, spediscili a casa, che è simpaticissima. Arrivo, guarda, vedi come mi vogliono bene, meno male che ci sono loro. Seguila su Instagram, che pubblica una media di 15-10 storie al giorno, quindi è come se fosse sempre, sempre con te. Tutto interessantissimo, ovviamente. Cioè, va. Mi aspettano a Bergamo, perfetto. Ho anche dove andare al nord.
voi non potete capire quanto è geloso Gabriele di questo, non lo potete capire. Alessia, allora ti sto staccando. Federica Sparti dice: a me speditemi. Gabriele! Oh, Federica, mandami il tuo indirizzo, vengo immediatamente, ti porto anche un bel tavare di pasticcini. Ecco. Ma cioè, tanto ce l'ho tornata indietro, tipo immediatamente. Il problema è proprio questo. Un'altra anche a me, Gabriele! Alessia, finalmente qualcuno ha capito. E poi la par condicio, venite entrambi. Allora, Luciana, come siamo messi? A che punto siamo arrivati? Le ultime tre ciocche e poi faccio vedere una treccia e un semiraccolto. Vi faccio un primo piano della cliente di Luciana, che è davvero una bella ragazza. cos'è una testina 55 centimetri questa, no? Sì, sì, abbastanza. Ragazzi, questa è una testina 55 centimetri, capelli veri. Ripeto, su Amazon il prezzo consigliato dovrebbe andare dai 38 ai 45 euro. Se volete, diciamo, dimenarvi in questa nuova professione e provare a casa qualcosina. Altrimenti, direttamente, se doveste fare, per esempio, un corso o da noi o in altre scuole, molte volte, da noi, per esempio, la diamo noi direttamente con un kit. Noi diamo un kit dei forbici, pettini, mollettoni, testina a ogni allievo per questioni igienico-sanitarie. Ma se non poteste venire, diciamo, da noi a fare il corso perché magari avete una scuola vicino a casa vostra, dovrebbe darvi anche questa scuola la testina. È difficile che, ecco, la facciano comprare direttamente agli allievi. Noi lo riteniamo poco professionale. Sulle testine, Luciana, quante colorazioni si possono applicare? Allora, se parliamo di tintura, quindi il colore in sé, possiamo fare tra virgolette tutti quelli che vogliamo, perché comunque è dal più chiaro al più scuro. Quindi non possiamo schierire col colore. Se parliamo di decolorazione, ovviamente già la quarta questa decolorazione il capello un po' si brucia. Infatti nel corso che faremo effetti luce su tagli lunghi e poi man mano andremo a, diciamo, a tagliare i capelli e fare tutti gli altri servizi sul capello corto. Luciana, ti voglio fare una domanda. Ma ti è mai capitato nei corsi di parrucchiera che fai qui in Accademia Nicotra che qualche ragazza non riesca fino all'ultimo a raggiungere un buon livello di tecnica? Oppure con, diciamo, 4 ore al giorno per 2 mesi riescono tutte a ottenere un buon livello? Allora, solitamente sì, se magari c'è qualcuno che ha qualche difficoltà, magari dovuta a qualche assenza, eccetera, al momento che comunque sono... Ma le assenze non si recuperano? Allora, le assenze assolutamente si recuperano. In ogni caso, come loro, qualcuno di loro può confermare, in privato ci sentiamo, quindi se c'è qualche dubbio o qualcosa che comunque, qualche lezione che hanno perso, magari non la possono, non la vogliono recuperare, è brutto, magari non la posso recuperare, cerco di spiegarlo nel sì, mio quindi modo. Diciamo che hai una vicinanza, ecco, sì, costante. Sì. Ragazzi, per la tintura ne parleremo sicuramente in un altro momento. Ragazzi, la tintura è un mondo a parte e vi garantisco che quando ci sarà il corso online sulla colorimetria, il test sarà Alessia. Finalmente la facciamo diventare fucsia. Modello Barbie. Solitamente la cliente va a testa in giù. La cliente va a testa in giù, la testina in questo caso fa un po' effetto vedere la testina. Si va a testinare un po'. Questa è comunque la piega, diciamo, mosso, comunque spettinato sul taglio, quindi ovviamente anche per fare vedere che, diciamo, vabbè, la faccio qui. Che è un taglio che si può asciugare anche mosso, ovviamente acquista quindi volume, e questa è la forma del taglio adattabile, quindi a un capello riccio o da fare. Ma la cliente la fai andare sempre a testa in giù o puoi anche spettinarli da dietro? Allora, nella maggior parte dei casi va a testa in giù, ormai la cliente che va dal parrucchiere lo sa, però se è una cliente che dipende che cliente abbiamo, magari un progetto particolare, evitiamo, ma in ogni caso andiamo comunque a spettinarli. Sì. Perché dà un effetto più naturale, che è quello più richiesto. Sì. Allora, quindi questa è la piega, quindi ad onde, quindi molto leggera anche perché va allo spettinato. Adesso andiamo a fare un non mi microfono.
Ecco, ragazzi, c'era qualcuno che aveva il microfono acceso e stavamo entrando, diciamo, in collisione. Questa è una delle trecce che andremo a fare. Allora, quindi qual è l'acconciatura che stai facendo? Allora, se mi raccolto una trecce laterale con Dima, che è una delle trecce che faremo appunto al... Ti spiace, Cecilia? Bravissima. È una treccia con Dima molto morbida laterale. Si vede bene, ragazze? Yes. Anche se non sono in camera, cerco di fare del mio meglio. Vabbè, questo ci abbiamo, questo ci dobbiamo tenere per ora. Alessia, ti giuro che oggi non esci viva dall'accademia. Mi sto vendicando. Complimenti per la pazienza che ho per Alessia. No, mi hanno detto brava Alessia. Perché registri bene. Ah, grazie, grazie. Sì, che devono dire? Sono gentili. Mamma mia, sei odiosa. Ma allora, se, a vederla sembra facile da fare, ma non lo è, se penso, Ci facilissimo. sono sempre ovviamente delle tecniche, ma non è difficilissimo. Ma questo tipo di acconciature si utilizza più che altro per le spose? Sì, sì, solitamente sì. Sposo comunque con chi ha una cerimonia, eccetera. Allora, la vado a vedere. Cioè, c'è chi ti vuole addirittura vedere. Ma chi? No, Ma perché Federica? ragazze, per quello non c'è niente da vedere, ve lo assicuro. C'è un motivo se non lo Sarebbe facciamo una vedere. brutta sorpresa. Allora, questo tipo di treccia come si chiama, Luciana? È una treccia continua, leggermente morbida. Sì, perché comunque non è fitta, proprio No, no, no. è molto morbida. Si può fare su base liscia, in questo caso volutamente l'ho fatta morbida. Perché dice che però sei simpatico. Vabbè, ti ringrazio. Bene. Così sembra quasi un semiraccolto quando chiedono il Aspetta che ho semiraccolto. perso la visuale, cerco di spostarmi, ok. Le ragazze non hanno beccato l'inizio di come è iniziato la treccia. Adesso magari poi fai rivedere una parte dall'altro lato. Sì. Ragazzi, ora vi mandiamo un paio di foto in chat che vi fanno vedere bene, diciamo, il lavoro finale, così da capire, perché ovviamente sul video in streaming non è, la risoluzione non è perfetta. No, ma magari non vedete il dettaglio. Adesso poi vi mandiamo la foto proprio in particolare dell'acconciatura. Sta mettendo solo forcina al momento. Hai qualche consiglio su come curare le lunghezze sfibrate e La miglior cura è il taglio. Però non si possono tagliare, ovviamente ci sono dei diversi prodotti a base di cheratina in modo particolare che vanno a, diciamo, un pochino a ristrutturare il pelo della fibra capillare. Fai uno zoom, Gabriele, e giriamo un po' la testina. Sì, magari se la giri un po', Luciana ci fa una cortesia. Sì. Ecco, sì, mettiti anche tu da questa parte. Allora, hai fatto questa sorta, questa non è proprio una treccia, li hai Sì. attorcigliati. Allora, e questo si dovrebbero riprendere. Beh, ragazzi, non possiamo darvi tutti i consigli di tutto in questo momento. Puoi fare rivedere prima che fissi l'inizio della treccia che hai fatto dall'altro lato e poi magari rifai questo scione perché le ragazze lo hanno perso e ci Allora, tengono. quindi... Allora, l'aggancio della treccia, che poi la posso fare anche da questo lato, si dividono in tre, come la treccia, diciamo, normale, tradizionale, che molti già sanno fare. Si fa l'aggancio a tre, normale, e poi, dal momento che è una treccia tondina, devo andare a prendere
Ogni ciocca laterale la devo portare centrale accompagnata da un'altra ciocca. E l'altra ciocca dove la prendi? Da sotto, quindi Ah. questa prima di portarla centrale come la treccia normale, l'accompagno con un'altra ciocca. Aggiungi man mano le Aggiungo, ciocche sì. Esatto, a quelle tre centrali che hai fatto inizialmente. quindi aggiungo, prendo la ciocca che è centrale, prendo una ciocca laterale, ce l'accompagno, ce la vado ad aggiungere prima di portarla centrale. E così viene la treccia continua, che posso fare stretta o nel caso, come ho fatto poco fa, L'hai allargata, allargata, sì. perché poi essendo magari da una scuola si possono mettere dei fiori comunque qualcosina. Perché questa era una treccia morbida e poi avete visto il continuo. In Ora questo caso, visto che l'ho già fatto dall'altro lato, qui posso fare, lasciarli, possono stare più corti, li potevo lasciare sciolti, oppure comunque per non avere questa parte, diciamo, troppo pesante davanti, posso fare anche un leggero e morbido torciglione da poter agganciare su questa parte. perché comunque è un semiraccolto quello che stai creando. Quindi, questa è la treccia morbida. Questo adesso lo vado a riprendere col ferro, è tutta allargata. Hai utilizzato solo forcine, giusto Sì, per appuntare i capelli? è vero anche che una un'acconciatura sente un effetto luce, è un'acconciatura a metà. Non è valorizzata in No, questo momento, chiaramente, assolutamente perché no. magari poi tu andresti a mettere strass Sì, no, ma o... proprio l'effetto luce in sé c'è proprio come servizio tecnico. che non c'è una colorazione Sì, perché è particolare piatto, sotto, ecco, quindi perché è una l'acconciatura è colorazione sì piatto. piatta, senza riflessi, Sì. senza... Ora vi mandiamo un video fatto in HD su, diciamo, prendendo tutta la testa, ve lo mandiamo in chat. Facciamo una panoramica. In una testina con capelli sintetici si possono No, passare piastre e fare no, no, pomade? no, 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 no. quindi ragazzi non utilizzate testine con capelli Rimangono i sintetici. capelli proprio appiccicati al ferro o alla piastra. Solo capelli veri, come per l'extension d'altronde. Stai riprendendo un po' le ciocche. Sì, le ho toccate troppo, quindi essendo un effetto già lento. Quando partirà il prossimo corso, Gabri? Ricordiamolo. Ma In aula, in aula. allora, secondo il nuovo DPCM, già i corsi possono partire in quanto laboratori pratici dal 9 di dicembre, dopo l'Immacolata. Sperando che tutto vada bene e non ci sia la curva dei contagi che aumenti, i corsi in aula cominceranno il 18 di gennaio, ovviamente i corsi nuovi, perché adesso ci sono tutti i recuperi di tutti i corsi che sono stati sospesi per il DPCM di novembre, partiranno regolarmente il 18 di gennaio. Nel caso in cui noi abbiamo tantissime già ragazze iscritte, dovesse esserci un'altra volta delle nuove limitazioni, un lockdown, comunque tutto verrebbe congelato. Quindi i ragazzi non perderebbero le quote versate, il corso non andrebbe avanti, si congelerebbe tutto e poi si riprende da dove si è lasciato, sia i pagamenti sia la formazione in aula. Chi è minorenne si può iscrivere, Gabri? No, chi è minorenne deve andare alla scuola dell'obbligo. Finita la scuola dell'obbligo, vi ricordo che ci sono anche dei percorsi per parrucchieri, per coloro che sono minorenni, sono le scuole professionali come l'ERIS, o ce ne sono tantissime, l'EFA, la CIRPE. Queste scuole offrono dei percorsi formativi gratuiti, quindi con rilascio di diploma europeo, come nel nostro corso dei 3 anni, con i quali poi a 19 anni, già a 18 anni, possono cominciare la loro attività di parrucchiere. Per chi invece è già maggiorenne e non può, diciamo, non può più frequentare i corsi in obbligo formativo, esiste anche la nostra scuola regionale, noi siamo l'Accademia Nicotera, anche la scuola regionale, facciamo i corsi dei 3 anni con qualifica europea. E allora,
Perché fate solo, perché non facciamo solo i corsi regionali dei 3 anni e invece facciamo anche quello bimestrale? Il bimestrale è più che altro un corso per coloro che sono mamme di famiglia o persone che già lavorano e non possono frequentare il percorso dei 3 anni in obbligo di frequenza. Oppure è un percorso per coloro che intendono prima capire se effettivamente il mestiere del parrucchiere è un mestiere che fa per loro oppure no. Perché esistono tante ragazze che si iscrivono alla nostra scuola regionale per parrucchiere, cioè quella che dura 3 anni, e poi già dopo i primi 2 o 3 mesi si accorgono che il parrucchiere non è un mestiere che fa per loro, perché magari non hanno precisione, non gli viene bene la manualità, e molte volte abbandonano dopo aver speso soldi di iscrizione e mensilità. Quindi noi diciamo che preferiamo sempre che i ragazzi facciano prima il bimestrale per capire se effettivamente ce la fanno oppure no a fare questo mestiere, perché ripeto, scusami, ti interrompo, come tutti i mestieri manuali non tutti sono portati. Ma Gabri, anche perché comunque facendo già il corso di parrucchiere bimestrale comunque le ragazze poi possono andare anche a lavorare. Assolutamente sì, le ragazze possono essere già collocate con contratto di apprendistato all'interno di una sala di parrucchiere, e poi esiste una legge nuova nel 2018 che prevede che diciamo dopo 2 anni di apprendistato all'interno di una sala si possa rilasciare un diploma di tipo europeo. Quindi siamo noi stessi molte volte che mandiamo i ragazzi nelle sale parrucchiere e dopo 2 anni che lavorano all'interno della sala rilasciamo noi stessi il diploma regionale. Questa si chiama legge 2018 della legge 190. E allora nel frattempo abbiamo finito la nostra acconciatura. Che lacca ha utilizzato? Uno in particolare? È una lacca che fa anche tanti crespo. Ah, bene. Sì. Benissimo. Quindi abbiamo fatto una treccia. Quindi, aspetta, faccio un'inquadratura. Sì, una treccia continua laterale, questo l'ho lasciato così, però effettivamente è un pochino lungo, quindi si potrebbe anche acconciare. Quindi treccia continua laterale, morbida, e poi questo che va a terminare con delle onde da questa parte. Il ciuffo lungo lo... Se ci fossero stati dei giochi di colore, tu sapresti indicarmi dove l'avresti fatti? Avrei fatto sicuramente un sashine per avere un effetto lunghezza e punte. Sashine cos'è, scusami? Sashine è un effetto luce, sfumato, naturale, lunghezza e punte. Prende l'ispirazione proprio del capello naturale. Sunshine. Sì. Avete una fantasia, voi parrucchieri, sembra un piatto di sushi. E poi un sunshine, insomma, e rendeva tutto molto più colorato. Assolutamente sì, perché dava un gioco anche nell'intreccio, si vedeva la sua cara, la sua scura, invece qui diciamo come colore piatto. Beh, vabbè, chiaramente oggi il focus non era proprio nel colore, ma era ci proprio vogliono dei tempi ci vogliono diversi, delle tempistiche diverse, sì. Quindi chiaramente oggi ci siamo concentrate su questo taglio base e sull'acconciatura. Luciana, fatti i complimenti intanto, bellissima, bravissima, complimenti alla master.